Ragazzi, benvenuti su Gastro Drums. Oggi, come vedete, sono in compagnia di strumentimusicali.net con sembra un pacco solo, ma in realtà sono tre, gli altri due sono qui sotto, non li vedete. Questo è un pacco che sembra altissimo, in realtà non lo è. Sapete che cosa c'è dentro perché l'avete già visto dal titolo, quindi non vi sto a fare tutta quella cosa. Mi sono dato anche un pugno tipo mentre parlavo, ma vabbè, quella roba in cui vi dico chissà cosa c'è dentro, beh, già lo sapete. Ma questo è un video diverso dal solito, completamente diverso dal solito, ve lo dico spesso, ma questo è completamente diverso dal solito perché oggi praticamente non vado a parlare di batteria, ma vado a parlare di una cosa importante per i batteristi in alcuni casi, e cioè il cajon. Ho detto, ho anche sputato, oggi non è proprio giornata. Il cajon è spesso utilizzato dai batteristi, magari in situazioni più acustiche d'inverno, eccetera, nei locali. Quindi ho detto, boh, perché no? Facciamo un video in cui vado a provare alcuni cajon e alcuni accessori per i cajon, che ne hanno mille. Voglio provare un po' di cose. Quindi vado a provare tre tipologie di cajon, partendo dalle istruzioni. No, partendo, sto unboxando a caso. Oh, eccolo qua, questo è il primo di Minor, eccolo qui. Ah, tiriamolo fuori, va. Un cajon normalissimo. Poi, dopo vi spiego tutto bene, perché hanno anche prezzi diversi, non li ho presi a caso. E soprattutto, ammazza, questo si è pesante. Ah, forse ho capito il perché. La cosa che voglio dirvi molto importante è che questo non è un tutorial su come si suona il cajon. Non sono un percussionista, quindi voglio provare il cajon da batterista, senza dirvi si fa così, si fa così, si fa così, perché non me la sentirei. Ma voglio un attimino aprirvi la mente su quello che potrebbe essere un possibile cajon perfetto per voi. Qui abbiamo un cajon con tanto di sacca della Ortega. Come vedete, ci saranno alcune marche che non avete mai visto perché non sono di batteria, ma sono di percussioni. Molto bello. Questo è bello, sì, me lo ricordo, perché davanti è nero, è tutto bello. Da-dan, guardate che bello questo cajon qua. Veramente, veramente, veramente molto, molto carino da vedere. Chissà da suonare. E in più questo cajon qua, poi vi spiegherò bene tutto, ma ha anche un accessorio che è questo qui, e cioè il pedalozzo da cajon, che è un pedale che non avete mai visto probabilmente perché è molto particolare. Dopo vi faccio vedere anche come si usa, come si monta, eccetera eccetera eccetera. Ultimo, ma non per importanza, perché non per importanza, quando si dice ultimo bisogna sempre dirlo, è questo qua della Schnauler, come si dice? Boh, scrivetemelo nei commenti. Oh, pesano un botto. A parte il primo, gli altri pesano un botto. Cioè questo tappetino da mouse, tipo. Molto bello anche questo qua. Guardate che bello, scuro, bellissimissimissimo. Vediamo poi come suona. Quindi vi spiego due cose, li proviamo tutti quanti. Direi, facciamo così. Metto due cose a posto perché ho già scombinato tutto lo studio. Mando la sigla e parto da quello più economico di tutti. Voglio partire da questo cajon qui, cioè il Minol, che è un cajon in realtà normalissimo, cioè un cajon in legno, un cajon si direbbe, ma io dirò cajon normale, in legno, tutto completamente in legno. Tra l'altro è quello più economico, ho deciso proprio, appunto, come vi ho detto, di partire dal più economico per capire le differenze con gli altri, per capire se comunque anche con un economico devo togliere la cordiera lo stesso, perché mi prende lo stesso. Possiamo ugualmente andare a suonare con la nostra band in acustico, o se abbiamo bisogno di un set di percussioni ce lo possiamo portare dietro. Sicuramente il cajon ha due possibilità di suono, diciamo ne ha mille, ma principalmente due, il suono più basso e il suono più alto, che di solito si pensano come cassa rullante. Non pensiamo una cosa, ragazzi, la cassa non è qui, non si suona qui la cassa, ma nel cajon bisogna sempre stare più o meno tra l'inizio del cajon e i 15 centimetri dopo, diciamo più o meno una cosa del genere. Quindi quando vogliamo suonare il suono basso andiamo praticamente a far sì che la nostra mano prenda tutto il cajon partendo dall'inizio, quindi sentite che il suono è basso, mentre se io tiro un pochettino sulla mano, quindi faccio sì che le mie nocche, diciamo, siano al livello di inizio cajon, sentite, quindi posso già fare dei ritmi, magari mi siedo un po' più indietro. Sentite che comunque il suono non è per niente male, io sto microfonando tutto
con questo microfono qui per la parte davanti, un microfono da cassa dietro nella buca del Kaon, che hanno tutti i Kaon, e due microfoni davanti a me che prendano un po' di ambiente, in modo da farvi sentire il suono più nitido possibile, più giusto possibile. Questo non è per niente male. Allora, sicuramente punto di forza il prezzo e direi anche il materiale, comunque il legno mi sembra buono. Punto a sfavore di questo qua è che la cordiera che hanno tutti i Kaon all'interno, che tocca questa superficie di legno qua, è un pochettino forse piccolina, comunque ha solo alcuni fili, non ha una vera e propria cordiera che tocca questo. Per il resto però si può usare tranquillamente. E la cosa che ovviamente da batterista mi viene da fare è cercare dei suoni diversi. Non so bene come venga suonato, quindi appunto, come vedete, non voglio farvi un tutorial su questo perché non sarei la persona giusta, ne trovate un sacco, ma comunque abbiamo una marea di suoni. Stando in mezzo, andando anche di lato. Fighissimo, è veramente molto divertente da suonare, molto molto divertente. Adesso passiamo a quello dopo, passiamo alla fascia di mezzo, così vi faccio vedere anche il pedale. Passiamo ora al Kaon della Ortega, questo qua che è veramente molto bello perché è scuro davanti come colore, è veramente molto 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 interessante. Allora, le differenze rispetto a quello che abbiamo visto prima sono sicuramente il prezzo e il fatto che danno il pedale, adesso poi ve lo faccio vedere. Cassa dietro, dove ho messo il microfono della cassa, diciamo, per le frequenze basse, un po' più grande, e soprattutto questa non ha i fili solo come aveva il Kaon di prima, ma ha due mini cordiere abbastanza spesse che quindi fanno sì che, sentite, la sensibilità è completamente diversa rispetto a quello prima. E le due cordiere sono posizionate qui dietro, ma comunque in questa fascia qua, proprio dove andiamo a fare il nostro suono alto. O acuto, non so come si dica. Sicuramente è molto più caratteristico come suono e soprattutto ha molte più possibilità. Sentite che è proprio più presente questo qua. Quello di prima non era male, questo ovviamente costa di più, ma dà veramente qualcosa in più. Adesso voglio andare a provare il pedale però. Eccolo qua il pedale, che è molto particolare perché è composto da un pedale strano. Adesso vi faccio vedere il perché. Allora, vediamo un attimo come si monta. Vado a piazzargli qua la base. Ah, che chiudo con la chiavetta, che c'è, molto bene. Collego il mio battentuzzo qui al mio pedale e poi vado a incastrare il pedale sul Kaon. Chiudo tutto, lo sposto qui meglio, sì. E eccoci qua. Allora, forse va un filino più basso il battente. Battente che non è il solito battente, ma vi faccio vedere così, ve lo giro. È un battente morbidino, morbidino, come potete vedere, che è anche regolabile, molto figa questa cosa. E in pratica noi andiamo a suonarlo col piede in questo modo. Quindi in teoria non sono capace, adesso proverò, ma in teoria è così. O forse è così. Ah, di qua. Ah, ecco come funziona! Perché la mia cosa che non capivo era, se io suono, poi fa un po' trrr, trrr, così sul Kaon. Invece no, perché se io vado a suonare all'esterno e lo suono, lui direttamente si stacca dal Kaon.
Bellissimo questa cosa del pedale, è veramente una bomba. Boh, mi sono innamorato del pedale, ragazzi, del Kaon. E più che altro questo pedale qua è dato insieme a questo Kaon, ma è anche acquistabile separatamente sia per destri sia per mancini. Quindi volendo acquistate anche solo questo, poi lo montate su qualsiasi Kaon. È una genialata questa, è una genialata. Perché si stacca. È perfetto, è... Bravi, bravi! Ah, ecco una cosa. Il pedale esiste così, ma esiste anche pedale normale, con il qui sotto il cavetto che passa e poi con il battente normale, quindi quello da suonare come un battente, come un pedale per batteria normale. Adesso andiamo a provare l'ultimo, quello più costoso di tutti. Eccoci qua, non riesco mai a dire la marca, Schwellenberg, detta benissimo come va detta. Questo è figo perché per prima cosa ha questo tappetino da mouse, che in realtà non è un tappetino da mouse, ma serve per non scivolare. Molto molto carino, quindi lo metto qui e mi ci siedo sopra. È molto più alto questo Kaon. Infatti non so se mi si vede, come te o mi taglia la testa, ma non c'è problema. Ma si vede il Kaon lì, quindi lo toglierò. Dicevamo che questo qua è più sensibile di tutti, perché qui ha tutte cordiere che vanno da inizio a fine del legno, ovviamente sempre qui dietro, e si sente la sensibilità, perché qualsiasi punto andiamo a suonare poi sentite quanto cambia come profondità, tantissimo. Bellissimo, questo ovviamente raga è quello che costa di più, è quello più bello, però dipende sempre molto, tutto, tanto, moltissimo dal vostro budget. Vi lascio tutto ovviamente qui sotto in descrizione. Questo è un Kaon molto bello, molto bello, molto bello, e soprattutto anche visivamente è quello sinceramente che mi piace di più. È vero che il Kaon solito che si vede in giro è tutto legno eccetera, questo è anche legno ma è più scuro e mi piace di più. Bello, veramente, veramente molto 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 bello. Ovviamente anche qua le ghost che si fanno principalmente sui lati vengono molto meglio perché è più sensibile. Ottimo, ottimo, questo raga è mondiale. Quindi io seduto qui su questo Kaon vi voglio salutare, voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net come al solito, perché come vi dico sempre, senza strumentimusicali.net io non potrei mai portarvi dei Kaon sul canale per batteristi. Vi ricordo che il link e articolo li trovate qui sotto in descrizione. Io ringrazio ancora tutti voi per aver visto il video fino alla fine, fino adesso. Spero di esservi stato utile, anche se il video di oggi era diverso dal solito, diverso da tutti gli altri video che faccio con questo strumento qua. E io... No, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!